Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace. Ma a chi? Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. E benvenuti da Ombretta su Arte per te. Oggi un video in collaborazione con il canale Due Cuori e una Cappa ed il canale Ombretta, tutti e due i miei canali. Sì, ho voluto fare una sorta di trilogia che avesse ad oggetto il difetto. Negli altri due canali ho parlato del difetto che più d'estate si affaccia prepotentemente sulle spiagge, cioè la cellulite per noi donne. Oggi invece, nella storia dell'arte, voglio farvi vedere come noi siamo molto punitive con noi stesse perché nella storia dell'arte e nella storia dell'estetica i canoni di bellezza di adesso sono dei canoni veramente punitivi che nel corso di millenni non erano mai esistiti e che adesso si sono affacciati prepotentemente. Ma domandiamoci il perché ci stiamo facendo questo, domandiamoci il perché ci stiamo costringendo in taglie sempre più piccole, con seni sempre più grossi, con vite sempre più strette, con spalle sempre più larghe. Domandiamoci il perché ci stiamo costringendo in queste forme, con pesi sempre più piccoli e seni sempre più prosperosi, con fianchi ben armonizzati e lisci e una vita piccolina. Perché ci stiamo facendo questo? Ma noi vogliamo veramente questo? E al nostro essere serve veramente questo? Bene, scopriamolo insieme attraverso una carrellata di opere d'arte e alla fine giungeremo alle conclusioni a cui vorrò portarvi e poi naturalmente sarò lieta di sentire anche la vostra opinione in proposito. Voglio farvi vedere in questo video, confrontare in questo video l'evoluzione dell'estetica in arte sia maschile che femminile per farvi vedere come la donna cambi enormemente attraverso i secoli, mentre l'uomo rimanga incastonato in quelli che erano i canoni greci sin dall'inizio della storia dell'arte. E allora mi sono chiesta, ma perché la donna cambia mentre l'uomo rimane sempre lo stesso come canone estetico? Sicuramente perché la funzione sociale della donna nel corso del tempo è cambiata molto più di quella dell'uomo. L'uomo è sempre stato quello che andava al lavoro perché cacciava il cibo, che si affacciava alla vita politica. L'uomo è sempre stato l'essere di rappresentanza della coppia, colui che dava il nome alla famiglia e che tuttora lo dà. Colui da cui scaturiva quindi il proseguire della generazione, l'estendersi del nome, l'importanza della famiglia, colui che andava in guerra, colui che relazionava quindi nella vita politico, sociale, civile del panorama in cui interagiva da attore. La donna invece ha avuto sempre un ruolo abbastanza marginale, mamma, moglie, donna di casa, è stata stretta in questo margine da una visione maschile della storia, dell'evolversi della storia. E allora, nel corso del tempo, la donna ha assunto anche l'aspetto che all'uomo conveniva di più assumesse sino ai giorni nostri, sino ai giorni in cui oggi, pur non rendendocene conto, facciamo la stessa cosa, non per un nostro benessere, ma per piacere, tra virgolette, agli uomini. E non prendete questo piacere come un piacere estetico, ma per fare un piacere agli uomini. Noi non lo sappiamo, quantomeno spesso non ci riflettiamo, ma ora ve ne farò rendere conto. Le prime statue che voglio confrontare con voi sono le statue di Prassitele, di cui comunque ci rimangono soltanto delle copie romane. Adesso vedete l'Afrodite di Cnido. Guardate che donna, guardate che corporatura massiccia, guardate che gambe. Se una ragazza oggi avesse queste gambe, direbbe che ho dei cosciotti immensi, e invece sono delle stupende colonne su cui poggia una figura fiera, una figura solida, una figura che occupa uno spazio. Ricordate cosa vi ho detto a proposito dell'arte greca? No? E allora qui nelle schede dove c'è questa I, adesso vado mettendovi tutti i video riguardanti la storia dell'arte del periodo che stiamo trattando, in modo che possiate fare anche un ripasso. Vi ricordo che i greci erano quelli che più guardavano la natura nella costruzione della figura umana e il canone greco, proprio per la figura dell'uomo, prendeva all'interno di sé tutte le più belle parti dell'uomo, facendone un unicum armonico. E questo unicum armonico dava vita a queste bellissime sculture. Questa Afrodite con questi fianchi molto larghi, questa vita poco pronunciata ma esistente, e soprattutto guardate il seno, sembra quasi sproporzionato per quanto piccolo è rispetto alla figura, perché per la funzione
funzione della bellezza. Il seno grosso non era richiesto dai greci. Il seno è un organo servile alla riproduzione e al nutrimento della nostra prole. In uno stato di quiete del corpo, il seno non deve avere delle forme troppo esuberanti, perché la donna non deve essere un oggetto sessuale, ma deve essere un individuo naturale, e in quanto individuo naturale deve avere delle forme armoniche che non disturbino e non destino troppa attenzione, e nello stesso tempo deve essere anche in grado di muoversi agevolmente. Ricordiamoci l'attenzione dei greci verso la ginnastica, no? Deve potersi muovere agevolmente. Un fisico non deve essere scolpito di muscolatura, ma deve stare bene. La donna, più dolce dell'uomo, deve essere accogliente, armonica, morbida. Vedendo questa immagine, sicuramente ognuno di noi avrà la sensazione di vedere una donna in salute, una donna che sta bene, una donna ben piantata, forte. Questa statua dà proprio l'idea della forza. Guardiamo adesso il corrispettivo maschile, che è l'Hermes con Dionisio, e guardate come il corpo di questo Hermes sia molto simile e rispondente a quelli che sono i canoni di bellezza attuali. Perché la donna è cambiata così tanto, mentre l'uomo è rimasto così fermo nella espressione massima della sua bellezza? Perché qua stiamo parlando di espressioni massime di bellezza. Oggi come oggi una donna non la riconduciamo all'espressione massima di bellezza dell'Afrodite, mentre un uomo con un fisico come l'Hermes sicuramente è un'espressione massima di bellezza. Perché allora dai greci ad oggi il canone maschile è rimasto lo stesso mentre il canone femminile è cambiato? Domandiamocelo e facciamolo guardando l'evolversi della storia dell'arte. A questo punto vi riporto a un'opera che abbiamo già visto in un video precedente. Mi pare fosse un video molto simile a questo, si chiamava Le mie perfette imperfezioni. Ve lo faccio andare sempre qui nelle schede informative, proprio adesso di cui ne sto parlando, e vi parlo della Maddalena di Donatello. In questa statua lignea, dove è rappresentata la Maddalena con un'evidente bruttura fisica, perché questa bruttura doveva indicare il deperimento della carne a favore dell'esaltazione dell'anima, ve l'ho già spiegato, andatevi a vedere quel video. Adesso voglio concentrare la vostra attenzione su un braccio. Guardate il braccio della Maddalena e ditemi quante ragazze vedete oggi con braccia così, muscolose, piccole, nervose, diciamo così. Sono braccia a cui moltissime ragazze tendono spaccandosi di palestra dalla mattina alla sera. Fisico asciutto, si dice, ma fisico asciutto non significa fisico bello. Oggi significa fisico bello. All'epoca del Rinascimento, periodo in cui si rifà questa statua, a metà del 1400, indicativamente a metà del 1400, era simbolo di deperimento della carne, di carne svilita, di carne mortificata, non di certo di carne esaltata. E com'è possibile che dalla mortificazione questo stesso braccio sia arrivato all'esaltazione? Continuiamo a domandarcelo e nel frattempo scorriamo le pagine della storia. Arriviamo poco più tardi ad ammirare la Madonna in trono di Antonello da Messina, la pala di San Cassiano. Guardate l'opulenza, voglio farvi concentrare soltanto sulla Madonna. Oggi non vi parlo del quadro, ma vi parlo proprio delle donne che sono le protagoniste delle opere d'arte. Guardate questa Madonna, guardate che faccione, guardate che opulenza di corpo, guardate che volumetria di corpo, guardate quanto spazio occupa questa Madonna. È quasi come se si espandesse in orizzontale, perché deve occupare spazio, perché è una donna di peso, pur essendo una donna eterea, è una donna che è la donna e quindi deve avere in sé la sintesi di tutte quelle che sono le caratteristiche estetiche positive, appunto, della donna stessa, tra cui la carnosità, l'essere opulente, l'essere rubiconda. In questo stesso periodo di Andrea Mantegna, invece, voglio farvi vedere il corrispettivo maschile. Il Cristo morto, un bellissimo quadro famosissimo per l'inforcata prospettica, che ci fa vedere e scoprire la muscolatura di un Cristo asciutto, un Cristo visto come uomo nelle fattezze di uomo. Anche qui un uomo asciutto, scolpito nella sua muscolatura, magro, asciutto, ma con delle anatomie ben definite che tutt'oggi lo riporterebbero ai canoni che noi ci attendiamo essere il massimo per un uomo. Ora parliamo di uno scultore meno conosciuto, un certo Antonio Rizzo, che sempre nel Rinascimento ci lascia a Venezia, al Palazzo Ducale di Venezia trovate queste statue, e lascia Adamo ed Eva. Adesso guardiamo Eva, gambe belle piantate, non sono certo degli stecchini, sedere abbastanza ampio, con le
con le parti inferiori che vanno ad allargarsi, proprio quei cuscinetti che noi cerchiamo di combattere in tutti i modi, quasi quasi ci serve l'affettatrice, però qui sono ben esposti, messi in evidenza. La donna copre le nudità, Eva con una mano tiene la mela, con l'altra copre la vergogna, mentre lascia libero il seno, un seno così discreto che non sente la necessità di coprirlo. Il seno in questo caso non è ancora nudità, non è ancora peccato, perché un seno così è un seno che nutre colui che verrà da noi, non è ancora un seno visto come provocazione sessuale e quindi ha delle forme che sono armoniche, piccole, come dei pomi, che si incastonano all'interno di un torace che man mano si sta rimpicciolendo, perché mentre nell'età greca la donna doveva essere anche una donna fisicamente prestante, quindi le spalle, il torace doveva essere più largo, già in età rinascimentale la donna doveva essere più dimessa rispetto all'uomo, non doveva avere la stessa imponenza fisica, perché l'uomo stava cominciando, l'uomo, la chiesa, ricordiamoci il ruolo fondamentale della chiesa, stavano incominciando ad incastonare la donna in un determinato settore della vita, che era quello del peccato e da parte della chiesa, e che era quello della casa, della domus, da parte dell'uomo. Si cercava di arginare l'enorme potere femminile, che è quello della riproduzione, la donna dà la vita, non dando importanza a queste donne, e allora qui cominciano a rimpicciolirsi le spalle, a dare alla donna un aspetto più dimesso rispetto all'uomo, che invece, guardate Adamo, ha spalle larghe, è scolpito fisicamente, ha una muscolatura tenace. E non pensate che in epoca rinascimentale gli uomini fossero tutti così. I signorotti avevano il panzotto, i signorotti avevano sicuramente un'opulenza maggiore, ma non venivano sempre ricordati così. Perché? Perché dell'uomo doveva lasciarsi quella traccia forte, della donna doveva passare invece il messaggio di essere leggermente più dimessa. E già un'apertura della spalla fa molto nella postura di una donna. La donna greca era una donna energica, che poteva anche avere un tu per tu con l'uomo. La donna rinascimentale già si trovava in una situazione fisica di svantaggio. E questo è quello che la storia dell'arte denuncia con il suo evolvere e con il suo imprigionare in figuratività l'evoluzione sociale della figura della donna, uno svilimento sempre via via maggiore della possenza della donna. Tranne che in un grande uomo, uno che io adoro proprio perché era un ribelle, proprio per il suo senso critico, proprio per la lotta che conduceva contro la Chiesa, anche se ci lavorava, il grande Michelangelo, che se da una parte fa il David con quel testone grosso, simbolo del Logos, e quelle mani grandi, simbolo del fare, dall'altra parte, e soprattutto un grande ardimento prospettico, perché il David deve essere visto dal basso verso l'alto, se no è sproporzionato, fa delle donne stupende, delle Madonne contadine, delle Madonne che hanno un ruolo sociale, e qui ritornano una bella muscolatura copiosa, una bella muscolatura rotondeggiante. Guardate le braccia della Sibilla Delfica, sono braccia da ragazza esile? No, perché Michelangelo vuole denunciare questo aspetto. Michelangelo vuole restituire la donna all'aperto. Ci sono ancora queste donne, non pensiate che nel corso della storia le donne si siano conformate completamente a quelli che sono, a quelle che erano le richieste sociali del l'uomo, ma è inteso dell'uomo come società politicamente e religiosamente gestita da una casta maschile, ma sicuramente facevano parte di una minoranza, sicuramente le donne importanti, le donne, le compagne degli uomini importanti invece dovevano avevano anche il piacere di assuefarsi a quel ruolo che la società aveva ritagliato loro, come un po' come facciamo noi oggi. Ma ci stiamo arrivando. Mentre ci sono le donne vere, quelle del contado, che invece continuano a fare la loro vita, dove la donna ha un ruolo fondamentale, quasi da capofamiglia, dove la donna tira avanti non solo nel lavoro, aiuta il marito nei campi, porta avanti la famiglia, svezza i figli, li porta fuori casa, li fa lavorare, li aiuta a inserirsi nella vita. E poi naturalmente deve avere un fisico molto molto allenato per reggere tutto questo. Con l'andare del tempo, nel 500, voglio segnalarvi un'altra bellissima donna, la Venere di Giorgione.
nel 510, appena un anno dopo dall'affresco della Sibilla. Eppure guardiamo questa donna quanto è bella in giorgione, distesa, morbida, piena, rubiconda. E ritorna di nuovo una donna vista ed incastonata nella natura e facente parte di essa. Dalla natura trae gli stessi colori della terra, vividi, caldi, che sono anche invoglianti. Qui cominciamo a intravedere la donna come oggetto anche sessuale o come richiamo sessuale. Qui si fa capire alla donna l'importanza che il corpo ha per poter ammaliare il sesso maschile. Questa donna però è una donna ancora morbida, perché l'uomo del tempo ha bisogno ancora di essere accolto morbidamente. Non è una donna sfacciata, grintosa come sono le donne di adesso, è una donna, non tutte naturalmente, è una donna quasi delicata, è una donna che finge di essere una donna delicata, giacente, soggiacente ai voleri dell'uomo. È una Venere accogliente. L'uomo che attende alla propria donna nel focolare vuole trovare una donna morbida ed accogliente a riceverlo, una donna che sia già vezzosa ma non cadente e non troppo risicata. Guardate il braccio di questa Venere che è tirato indietro, guardate che attaccatura grossa di braccio che ha, ed è un braccio in tensione perché è tirato dietro la nuca. Se questa donna abbassasse il braccio avrebbe proprio un bel bracciotto, che per molte ragazze di oggi sarebbe un grande cruccio. In realtà lei è lì che lo mette in bella mostra. Non voglio tediarvi oltre e quindi facciamo un salto temporale pazzesco e arriviamo nell'Ottocento con le rubiconde bellissime donne di Renoir. Ve ne faccio passare una carrellata, una più bella dell'altra, una più colorita dell'altra, una più rubiconda dell'altra. Sono donne che sono gioiose, amano la vita. Ricordiamoci sempre che Renoir è il pittore della gioia e della felicità, e allora incastona la donna in quello che forse è l'elemento più bello, in cui è più realistico, in cui la donna viene ritratta nella storia dell'arte. È una donna che è donna, che è maliziosa, che è bella, che ha dei bellissimi capelli, che ha delle stupende acconciature, che è molto curata, ma che nello stesso tempo, in questo suo essere curata, è ancora una donna libera di essere tonda, di essere tornita, e ancora una donna libera di godersi la vita, di mangiare liberamente e di non far deperire il proprio corpo, perché è una donna che ha acquisito un potere sociale, nel senso che sta entrando nelle fabbriche, sta acquisendo sempre più una funzione sociale, ma è una donna che ancora non è arrivata al potere, quindi non minaccia particolarmente l'uomo, è ancora è braccio, ma non è mente. Con l'avvento del Novecento tutto cambia, la donna diventa parte integrante della società, si arriva al diritto al voto, si arriva all'equiparazione totale tra donna e uomo, e allora la società impone che la donna, per non prendere il sopravvento, debba essere tenuta leggermente al di sotto della funzione sociale e politica rispetto all'uomo. Vediamo come un grande pittore, amico delle donne, comincia a dipingere le donne. Vi parlerò di Pablo Picasso, un pittore che ama le donne, forse ne ama un po' troppe e forse anche questo non va bene, e allora guardate come dipinge nelle Tre danzatrici la danzatrice centrale, ed ecco che spunta un vitino sottile, innaturale, e un seno prosperoso, perché lui da quelle è attratto nella donna, non di certo da una testa informe, squadrata, dove la preponderanza fondamentale la dà sicuramente a un occhio messo di traverso e non alla mente, dove la funzione sociale è una funzione di diletto, è una danzatrice, e dove sicuramente in tutto quel aprire a cubismo non si dimentica di evidenziare il capezzo di quel grande seno. Perché? Perché la donna oramai deve diventare questo, perché per scoraggiare l'avanzata sociale della donna è bene relegarla a un ruolo che possa essere denigrante. E allora ecco che alle donne si vuole dare quella carica erotica eccessiva, ma perché non darla agli uomini? Non hanno forse anche loro degli organi di riproduzione, degli organi sessuali che allo stesso modo potrebbero essere evidenziati? E invece no, si pensa di farlo con le donne, si pensa di evidenziare delle cose che possano mettere in soggezione determinati aspetti della donna, o meglio, far passare alcuni concetti e farne tralasciare altro, oppure far pensare una che può fare questo non può fare anche quello. Solamente negli ultimi tempi, grazie a Dio, stiamo superando tutto questo, ma ancora ci siamo dentro, ragazze, e ci siamo dentro con i nostri complessi, con i nostri mille modi di pensar male.
guardiamo tantissime coppie nel mondo dello spettacolo, dove una ragazza bellissima è accompagnata da un mostro, mentre se una donna, bella o brutta che sia, non importa, viene accompagnata da un ragazzo più giovane che ha l'ambizione di diventare il più bello d'Italia, diventa lo zimbello d'Italia. Viene presa di mira e viene messa alla gogna perché... Perché? Perché sfrutta la sua importanza, perché sfrutta la sua importanza nella carriera per tenere a sé per soldi un uomo. Ma perché? Non è quello che gli uomini fanno da sempre? Che male c'è? E la cosa che mi infastidisce è il pensare che noi donne non ce ne accorgiamo. E che noi donne siamo le prime vessatrici di queste altre donne. E che noi donne siamo le prime vessatrici nei confronti di noi stesse. E invece di pensare bene al bene nostro, del nostro fisico, e invece di guardare se il nostro peso non è troppo sotto o se la nostra possenza fisica è a tu per tu con quella di un uomo, nel senso, se un uomo ci dà uno schiaffo, noi parando il colpo possiamo difenderci, invece che parando il colpo ci spezziamo il braccio, dobbiamo guardare al nostro benessere fisico. Fisico, non secondo i canoni di bellezza che vengono imposti da una società che viene comandata da un potere politico che detta leggi per arrivare sempre a qualcosa, ma dobbiamo guardare a noi stesse come individui. Se ti va di mangiare, mangia, non esagerare, ambisci sempre come i greci all'armonia totale. Se hai le cosce con la cellulite, fregatene, non è quello il problema, non è quello il problema. Se hai un seno troppo piccolo, meglio per te, avrai meno possibilità di incorrere in un cancro. E se vuoi rifarti, fallo per te, ma non per l'aspettativa sociale. Non demandare agli altri la tua persona e cerca di capire da quello che ti è intorno dove ti vogliono fare arrivare. Ogni messaggio pubblicitario, ogni messaggio figurativo tende oggi alla mortificazione della donna come persona, tende a farci scomparire in taglie 40 e 38 che non possono tenere testa alla possenza fisica degli uomini. Stai attenta, non caderci. Sii felice di quello che sei, perché ci sei, sei vivo, puoi raccontarti, puoi renderti conto di ciò che sei, puoi fare tanto. L'importante è non fartene venire una malattia e non facciamoci stringere in maglie che non sono fatte per noi. Quindi ragazze, quindi signore, quindi donne, siate felici nel vostro corpo, qualunque esso sia, perché già l'avercelo è una grande conquista. Bene, spero che questo video vi sia piaciuto, che questa carrellata nella storia dell'arte vi abbia un po' aperto gli occhi in quello che vogliono farci immaginare su di noi e in quello che invece solo noi sappiamo di essere. Se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, regalatevi un pollice in su e mi aspetto tanti commenti dai signori uomini. Cosa ne pensate voi? Sono stata troppo femminista secondo voi in questa analisi sociale attraverso le opere d'arte? Io non credo, sono abbastanza, credo, obiettiva. Sinceramente anch'io ricado nelle logiche che vogliono la donna bella, curata, magra e sempre a posto. Non sempre ci riesco e allora forse cerco qualche giustificazione e qualche sollievo nella storia dell'arte. Che dite, l'abbiamo trovata? Se sì, lasciatemi un pollice in su e commentate il video e condividetelo sul vostro canale, magari può essere utile a qualcuna che in questo momento sta cercando solo una parola di conforto. Io vi rimando al prossimo video, non prima di ricordarvi che vi aspetto sempre su Due Cuori Una Cappa, dove se magna e su Ombretta, dove si parla tra amiche e amici. Non mi rimane che salutarvi da Ombretta e da Enzo e da Arte per te è tutto. Arrivederci, ciao, alla prossima.